Volevo proporvi alcuni testi da questo libro, in particolare il primo testo che è in italiano e l'ultimo testo che è in friulano, e c'è un filo rosso che collega il primo testo con l'ultimo testo del libro. Il primo testo è un mio autoritratto, possiamo dire, e si intitola Brezza. Sibilo delicato, soffio avido di sole, chiasso, ardita gioventù, mucchio di stracci strappati, segni, carne livida che ti fissa, voce che non mente, oracolo, il cielo è gonfio, odore di tutto. E qua raccontavo di me, della mia vita, di quello che è successo di buono e di meno buono. E la raccolta finisce con un testo friulano molto breve al quale sono particolarmente legato, che si chiama Testamento d'un Chan, tradotto in italiano sarebbe Testamento di un cane. Sono quattro versi molto secchi. Sentazzo tu morar, cuviar di polvar, spuzzi di flum. L'idea era quella di ricollegarsi con il gelso, che è un albero che ha popolato ed è stato presente per moltissimi anni in Friuli. C'è questa grande tradizione dal 1600 circa, il Friuli come produttore di bacchi da seta, eccetera. E il mio sogno era quello, il mio sogno del paradiso era quello di star seduto sotto ad un albero di more, a un morar, sporco di polvere, perché se si va in giro per campi c'è la polvere, non c'è l'asfalto, grazie a Dio. Spuzzi di flum, un altro elemento molto forte nella mia poetica è quello legato all'acqua. In questo senso mi piaceva dire spuzzi di flum, non c'è più grossa verità che nell'acqua di un fiume, no? Quindi se in paradiso mi mandano in sto posto, io sono contento, devo dire la verità. Mi va bene così, non chiedo di più. Vi leggo ancora un paio di poesie. Che ci tenevo. Adesso leggo questa, anche se non volevo leggere questa. Questa è una poesia dedicata alla Prima Guerra Mondiale, visto che siamo nel centenario appena passato. Poesia di tre versi. Il giocoliere dondola appeso al chiavistello di una porta. Punto. Tutti i collegamenti si possono trovare nel ricollegarsi con quello che può essere successo in quegli anni. Invece la poesia che vi volevo, che ci tenevo a leggere, è questa poesia che si chiama In cerca di cibo e che in qualche modo è la fatica dell'uomo, ma anche la speranza dell'uomo che trova nelle cose che fa. Afferro di scatto uno sbadiglio di vento, la pinna è pronta a virare a ritroso, una nuova immersione in cerca di cibo. Quindi il cibo non si trova solo sopra, non si trova solo sotto, ma bisogna desiderarlo, saperlo fiutare come fanno i cani. E questa è un'altra poesia dedicata al Friuli, visto che in qualche modo lo dobbiamo ricordare al Friuli, anche se siamo un po' distanti, è sempre presente almeno dentro di me. E è una poesia scritta dentro un campo di pioppi. Io penso che molti di voi conosceranno i pioppi come alberi e sanno come funzionano i boschi di pioppi, no? Che sono molto simmetrici, ci sono quasi dei filari. Impressions, origliare, lungo pioppetti disseminati di solitudine, bisbigli spogli di ogni forma scendere intorno. E anche qua a un certo punto lo spazio, il tempo, le geometrie venivano annullate e si annullano trovandosi in queste particolari situazioni geometriche. Ecco, ancora una poesia legata al Friuli, a quando da bambino andavo per campi con mio nonno che era contadino. Bambini ondeggiano tra le mie chiome selvatiche macchie di sole. La rana sorride mentre il contadino la guarda.
trovare anche una ranocchia in un campo di frumento o in un vigneto è qualcosa di cui lasciarsi stupire, no? Un piccolo segno di vita, qualcosa che però è anche trasformativo. Anche questa è una poesia legata al Friuli, anche se non è delle più allegre. Rifà giorno, ho vissuto nudo, camminando sui lembi d'acqua di uno stagno. Questo è un po' la consapevolezza, la presenza che molte volte sfioriamo delle cose che sono più grandi di noi. E ve ne leggo alcune in friulano. E non poteva mancare un testo dedicato a Pierpaolo Pasolini. Perché? Perché chi non si è confrontato con Pierpaolo Pasolini? Per molti motivi, ma soprattutto per il suo coraggio, per la sua forza. Quando non si è accontentato di quello che scriveva, si è messo a fare del cinema di altissimo livello. Balot crot a Pierpaoli Pasolini. Tieto chat ancia chest. Piere, Piere, Piere senza canton. Balot crot. Ancia chest tieto chat. D'un viar, d'un plazal plen di polvar. Di bostons le as mal e di miseria. Immiesa la gloria e a magris di welling sant. Non son pui favilis tai toi voi. Tai voi al savor da veretat. Iarbe, iarbe garbe, iarbe di champ, iarbe selvadie. Alla fine per me era come qualcosa di selvatico che cresceva in un campo e che andava avanti nonostante le stagioni e nonostante le cose cambiassero. Io me lo sento un po' così. Nui, i nui sono le nuvole. Nui, casuali, intinius ad un da altri snui. Pensaments d'agnot, aiar libar di jesi chant. Quindi le nuvole sono dei pensieri della notte, vento libero di essere canto. Io non finisco di stupirmi a guardare le nuvole e a lasciarmi contaminare dal movimento delle nuvole sul cielo, anche se il cielo è arrivato prima delle nuvole. Buinore, che vuol dire presto, al mattino presto. Alzal dal forment, si piarti intorno la luna. Tai passons da ocis, cresce in parfums di vegle. Si fa sclar, i zirassioi si slargin tal champ. Le tim di tornà. Una bellissima immagine che paragona il frumento con la luna. È il passaggio delle oche che profuma di veglia. Perché sembra, ma tutti gli animali hanno una presenza molto attiva, molto consapevole di quello che succede attorno a loro. Si fa chiaro, i girasoli si allargano, cioè si aprono nei campi, è tempo di ritornare. Allora c'è questo movimento della natura che ci invita a seguire dei ritmi. E quindi la sera diventa il momento dove si raccoglie quello che la giornata ha seminato. Ne leggo ancora una, Licio? Sì, sennò dopo va bene. Dos. Inviar. Al venciar, siara lis mans un soffre di dolor. Talis fesis di una giornata straca. Mi dismovi tal scur. Parzora escurs di blava. La zulugna non dà voglia di ciaccarà. Qua c'è questa immagine molto forte del risveglio sulle bucce delle pannocchie. Non so se lo sapete, ma diciamo anticamente, anche se non mi piace la parola, i materassi che si aveva in casa, prima di avere i materassi che noi tutti conosciamo, erano materassi riempiti di bucce di pannocchia. E siccome i miei nonni dormivano su questi materassi, io ho un ricordo molto forte di questa cosa e paragono un po' questo al letto dove si andava a dormire con la nebbia che alla mattina sale, no?
Io vengo dalla Bassa Friulana, verso Grado, per capirci, una ventina di chilometri verso Grado, una decina di chilometri verso Cervignano, ecco. Quindi la nebbia è molto presente come significato, no? Però non è una nebbia che spaventa l'uomo. Ve ne leggo ancora due, allora. Di là dal scuro si svea la gnot, torgula dali bociatis dai giassi in amor, squindisi dal fen, fa fenta di svalà, mostrai d'inch, du las commensà la partitura dai claps, la razza no becca i des, non da pensier strams, la tomusa si plata tall'ombrena di un seglot. Qua ci sono diverse immagini interessanti, no? Il fieno, nascondersi sul fieno, anche questo fa parte della mia infanzia, giocavamo sul fieno, ci arrampicavamo, facevamo delle capanne, dei nascondigli. Poi c'è la partitura dai claps. Io sono incantato dai sassi, non so se avete mai provato a camminare sul greto di un fiume, però scattano delle musiche incredibili, che potremmo dire minimali, ma molto interessanti. Qui abbiamo anche una carissima amica, nonché compositrice, sa cosa voglio dire. E poi mi piaceva anche l'idea che la razza, no? Che non so come si traduce in italiano, oca, non oca, razza, sesa per italiano. Anatra. L'anatra è che tutti immaginano che morsi, becca le dita alle persone perché sono un po' cattive le anatre, invece non è così, è una questione di sapersi rapportare anche con loro, no? È un pregiudizio nostro. E poi il viso che si rispecchia dentro un secchio, la possibilità di cogliere un frammento di noi stessi che si riflette in un secchio. Anche questo è interessante. Ultima, Chamina Planck, il soffli da vos, le toront, sa di celeste di blanc misclizas, Chamina Planck, i miers ai baras, corriduar li olmis di un fasan, fin donge al cham di blava, fermiti e spieta. Questo è un invito alla lentezza, ma alla lentezza positiva, dove la voce è sottile e si mescola con tutto quello che c'è attorno, dove si cammina piano, anche in mezzo agli sterpi, che è una cosa faticosa, ve lo assicuro. E ancora una volta rimando alla blava, al grano, che è uno dei elementi, degli simboli molto forti di tutta la tradizione contadina friulana, ma non solo. E davanti a questi elementi c'è un messaggio molto chiaro: fermiti e spieta, cioè l'invito per l'uomo di sapersi fermare davanti alle cose, da non essere preso da un vortice, diciamo, come siamo abituati noi che viviamo in città o comunque in questa società molto frenetica. Ultima. Desideri, ninsulasi cula ploia, paraulis tasudis, bocis strachis, cassunin di blanc, mangias ariesis cula scusa, remenasi tal char, muri per te. È una poesia d'amore, è una poesia d'amore che dice, inizia dicendo dondolarsi con la pioggia, bocche stanche, suoni di bianco, mangiare ciliegie con la buccia, rotolarsi su di un carro, morire per te. Che cosa c'è per un bambino più bella di potersi rotolare su di un carro? Io quando andavo nel campo con mio nonno, quando si diceva vado nel campo, vengo subito io, perché sta sul carro con il cavallo che ti trainava e ti portava in campagna, era tutta un'avventura, non si sapeva, si traballava, era tutto uno scoprire il mondo. Ecco. Sei già soffrendo. Ecco, pensa a te. Che non son pratico di ste cose tecnologiche qua. Ultima. Veretat, a miesagnot la luna inglutis per aulis casbris in cunfadia, vistuta fiesta par messe da al minestron de riquars, soi passut da me disgrassis, valisi uedis canondan alis di crovat, lagrimis cacorin, pis in sanganas,
Masca Tremin, Bisogna Crodi. Questa è una poesia sulla fede e dice: a mezzanotte la luna inghiotte parole che scivolano con fatica, vestito a festa per mescolare il minestrone dei ricordi. Quindi i ricordi sono un minestrone, che è un piatto tipico della cultura povera, popolare, contadina. Sono sazio delle mie disgrazie, valigie vuote che hanno ali di corvo, lacrime che corrono, piedi insanguinati, mani che tremano, bisogna credere. A un certo punto, davanti alle lacrime, alla fatica, al sangue, c'è una sospensione temporale, e questa sospensione ci rimanda alla fede, cioè alla trascendenza, a qualcosa di più grande di noi. Io mi fermerei qua, perché poi abbiamo un sacco di altre cose da raccontarvi.